Pian piano stiamo recuperando un po' tutti. Io sono convinto che quando recuperiamo tutti quanti ce la possiamo giocare veramente contro tutti, ma ci dobbiamo mettere in testa che lo spirito deve essere quello del secondo tempo. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di vincere. Il primo tempo abbiamo rischiato qualcosa, paradossalmente 11 contro 11, il secondo tempo. Questa è una dimostrazione che se andiamo in campo con la voglia, con la determinazione di ottenere, si ottengono le cose. Abbiamo avuto una bellissima reazione dopo l'espulsione del nostro compagno di squadra e non era facile contro una squadra ben attrezzata come il Marsala. Ce l'abbiamo messa tutta anche per vincere la partita, perché comunque oggi era importante prendere 3 punti, non sono arrivati. Un punticino fa comunque morale e classifica, visto che comunque l'abbiamo ottenuto in 10 uomini dando tutto quello che avevamo dentro. Dispiace che comunque era una partita che si poteva anche vincere pur essendo con l'inferiorità numerica. La partita è letta in questa maniera. Primo tempo credo che abbiamo giocato da squadra, una squadra che comunque crea 2 o 3 occasioni da gol. Loro, penso che la Jebilson, così ai punti l'avremmo vinta noi. Nel secondo tempo non lo so se è il fattore che siamo rimasti uno in più. Abbiamo cercato, cioè, di forzare la giocata, cioè nel primo tempo abbiamo giocato con le ripartenze. Com'è giusto giocare? Questa è una categoria che comunque non puoi rischiare di andare tutti all'attacco perché sai che sei uno in meno. Questa è una mancanza, ecco, di personalità e soprattutto di crescita mentale. Per quello sono arrabbiato. Anche se nel secondo tempo l'abbiamo avuto un'occasione, 2 occasioni, ma c'è anche da dare i meriti alla Jebilson che ha lottato tutto il secondo tempo per cercare di portare a casa il punto, ma anche per ripartire e poterci fare anche gol. Quindi, ripeto, il primo tempo sono molto contento, il secondo tempo meno, perché comunque se una squadra vuole crescere non può giocare in questa maniera, cioè non si può pensare perché è uno in meno. E noi è capitato a Reggio di giocare un tempo, un quarto d'ora in 10 contro 11 e di portare a casa un risultato, perché quando si difende è più facile. Quando si deve attaccare, comunque devi trovare la situazione da gol con una squadra che sa difendere bene, come si è difesa bene al Jebs, se va in difficoltà. Cosa c'è di positivo? Che comunque il terzo risultato positivo per noi, questo ci fa piacere, è la seconda partita che non prendiamo gol, però ripeto, se vuoi comunque crescere come squadra, devi essere più cinica.